il programma industriale di come fare le cose. So che dormo con una serie di quaderni nel comodino. Ogni tanto annoto su uno, ogni tanto su un altro, e poi a un certo punto si mettono insieme e penso, sento che devo andare a fondo per finirlo. Oppure c'è sempre il giro della morte, come lo chiama Gipi, che è un mio amico disegnatore, cioè c'è un periodo più o meno a metà del libro in cui si ferma il libro. Però siccome è da 35 anni che pubblico le mie storie, più o meno lo so, allora non mi spavento più, diciamo. Aspetto di capire, oppure vado a testa bassa sino a quando non supero il punto, diciamo. Ultimamente sempre di più la parte scritta ha preso una sua importanza. È una cosa strana per me, perché un disegnatore ha un bisogno più o meno fisico di disegnare, di affrontare quel tipo di silenzi della sala immersa con i segni. Però sempre di più viene fuori questa cosa, un po' perché scrivere rispetto a scrivere e disegnare è quasi una vacanza, no? Perché fumetto ha molti livelli, è come un setaccio, si costruisce con molti livelli di sedimentazioni, per cui c'è una prima scrittura, poi una fase di scrittura visiva, poi un'altra scrittura a parte, insomma. E invece affrontare una cosa che è solo scritta mi sembrava quasi incredibile, no? Infatti parlavo con dei miei amici scrittori che si tormentano e dicevo: ma come, no? È come essere a Luna Park improvvisamente. E quindi, diciamo, c'era anche questa specie di gioia dell'affrontare le scene pensando che poi non necessariamente le dovevi disegnare, ecco. Però questa parte, questo libro, questo periodo era un periodo che sentivo di dover affrontare in qualche modo, di raccontare, un po' perché vengo da una famiglia felliniana e quindi questo genere di universo immaginifico nel quale sono cresciuto sin da bambino chiedeva di essere in qualche modo espresso, raccontato, messo in scena. E un po' perché c'era un rapporto con le cose che in qualche modo, come diceva Salinger, sono poi gli architetti della mia mente, cioè le persone che hanno scolpito una serie di punti, di pietre miliari indispensabili. Per esempio se ne è parlato, come ti dicevo prima, con Donati, che è un editor di Chiare Lettere, che mi diceva: ma hai dato molta importanza a queste cose, sono troppo recenti, Warhol, oppure David Bowie. E ho detto: ma scusa, è passato quasi mezzo secolo, come molto recenti. Peraltro, voglio dire, sono già state ampiamente raccontate, non è una novità per cui gli ho dato chissà quale. È la percezione che noi abbiamo, perché erano talmente nuove, continuano a sembrarci nuove anche, forse. Sono state delle cose che hanno modificato radicalmente la percezione, sono anche oggetto di grande discussione anche tra gli autori. Per esempio io e Spiegelman litighiamo continuamente su Andy Warhol, perché per lui era un impostore, e secondo me il fatto che fosse un impostore è l'opera d'arte in qualche modo, no? È una cosa molto interessante. Ma a mio parere era importante creare una mappa. Questo libro per me, e non ha molto senso sinceramente cercare di definirlo, se dovessi scegliere una parola userei il termine sberleffo, ecco, come, ma non è solo un memoir, non è solo una mappa, non è solo un romanzo di formazione, e non è quella cosa orribile di un libro che racconta i fatti e basta. Perché i fatti, come si sa, non esistono, no? Cioè di per sé sono inutili, sono una semplificazione della realtà che è molto più complessa. Ecco, una cosa che... questo è un libro che ha un segreto, quasi nessuno ci è riuscito a identificarlo, però
è un libro che, come molti miei libri che si palesano, dovevano essere scritti o dovevano essere realizzati perché io dovevo arrivare a capire questo segreto. Quando le cose si mettono in asse in questi termini, cioè nella maniera in cui io non controllo logicamente praticamente nulla, di solito vengono fuori dei libri sinceri, e questo è quello che per me è un valore, insomma, una cosa importante. La cosa particolare di questo lavoro è che, per chi ti ha già conosciuto, tu vai a scoprire una parte della tua vita, vai a mettere proprio a nudo una parte della tua vita che finora poteva essere solo intuita, cioè tutta diciamo, la formazione che ti ha portato a diventare un professionista del fumetto. E la cosa più particolare, secondo me, che si denota leggendo proprio il libro, è che sembra quasi che tu abbia sempre avuto una sorta di consapevolezza di quale sarebbe stata la tua strada, perlomeno raccontare storie. Poi la forma, come vediamo nel libro, ci sono una serie di epifanie, per cui quegli incontri che tu fai, anche banalmente un incontro in edicola, sono incontri che cambiano la tua vita. Però sembra sempre, come dire, che tu avessi un'idea già chiara che non sarebbe stato un hobby, fondamentalmente. C'era già un senso, sembra quasi di capire che c'era già un senso della disciplina, anche quando eri molto piccolo, ragazzo. In questo non c'è nessun merito particolare. È vero, io mi vedevo da bambino, io a 6 anni sapevo esattamente che cosa avrei fatto, a 16 anni avevo già un editore, infatti, però guardavo i miei amici e mi sembrava strano che loro non lo sapessero, non mi rendevo conto che era diverso, insomma, non capivo, cercavo di capire che cosa volessero fare, per me era ovvio, ma io credo che forse sia una questione di catena, cioè mio padre era un compositore che però aveva delle fisime, era un grande talento, diciamo, e aveva paura che gli rubassero le musiche. E quindi aveva un rapporto molto strano con gli editori, con gli altri musicisti, eccetera. E forse per una sorta di competizione tipica di quando hai l'età dei teenager, 14, 15, 16 anni, io mi dicevo che non avrei fatto quello. A un certo punto, siccome faccio anche musica, e praticamente riuscimmo a fare un contratto molto grosso, molto importante, con una major che si chiama Phonogram, una major tedesca. Eravamo prodotti dagli Yellow, che erano uno dei gruppi più d'avanguardia degli anni Ottanta, e noi facevamo finta di essere russi. Io mi chiamavo Igor Gagarin, ero la pecora nera della famiglia Gagarin, e inventammo tutto un progetto un po' situazionista nel quale cantavamo in onomalingua russa, cioè praticamente recuperando le teorie dei futuristi. C'era una grande liaison tra, diciamo, i futuristi italiani e i futuristi russi, che mi sembrava molto interessante perché era un'altra pista rispetto alla cultura dominante americana, no? E allora io inventavo questi testi, cioè stato un manifesto pubblicato anche all'epoca su Frigidaire. Io feci Igor contro Kokoschka, cioè ridipinsi i quadri di Kokoschka facendoli tutti diventare propaganda del mio gruppo musicale. E a un certo punto questa cosa divenne un grande progetto, ci diedero 60 milioni di lire di anticipo, era pazzesco come cosa, ci davano qualunque cosa. Io dicevo, voglio uno Sputnik gonfiabile appeso sopra, cioè a elio, che doveva stazionare sopra il luogo in cui noi suoniamo in tutta la tournée tedesca. E loro facevano i preventivi, eccetera. Fecero un finto numero della Pravda, che si chiamava in russo, c'era cioè La vera storia degli Slavatrodu, che io scrissi tutta in albergo, una specie di proto-romanzo di menzogne su menzogne, in cui inventammo anche uno strumento musicale che non esisteva, che era un campionatore russo, si chiamava il Kolchnikov 3D, praticamente. Era come i campionatori americani, solo molto più grande e più lento, cioè come la tecnologia russa, no? E allora pubblicarono anche, chiedevano, ma avete delle foto di questo Kolchnikov 3D? E noi, no, sono segrete, eccetera, perché non esistevano, e quindi pubblicarono sui giornali di musica questa cosa. Divenne un factoid, no? Il factoid di cui parla
Norman Mailer, cioè una cosa che a forza di dirla alla fine esiste, ma in realtà è una baggianata totale. Probabilmente ti ha ispirato anche molto tutto quello che hai letto allora, cioè tutte le cose che tu hai, i grandi romanzi, che non sono però i grandi romanzi classici che uno si aspetterebbe, ma sono i grandi romanzi che diventano classici. Quelli che mi hanno rovinato la vita, cioè Pynchon, Bartleby, eccetera, quelli erano i nostri... Tu dici una cosa peraltro, poi ti lascio rispondere, a un certo punto nel libro dici la letteratura ci ha salvato più o meno la... Faccio la parafrasi di quello che dice: la letteratura ci ha salvato da un mondo avvilente, anche in qualche modo da una solitudine a cui eravamo costretti, perché appunto una cosa che non abbiamo detto, Igor viene da un'isola, poi come dire, le isole, come tu dici nel libro, ritorneranno nella tua vita, anche se credevi che non saresti mai più tornato, invece le isole poi ritornano nella tua vita, però la letteratura ti ha salvato in qualche modo e ti ha permesso di avere un immaginario di questo tipo, che ti ha permesso anche di mentire poi dopo. Ma questi che io amo, di cui parlo, Bowie, Lou Reed, Iggy Pop, la Trimurti, come l'ha definita Donna della Trotta, che è una giornalista molto acuta napoletana, però queste figure facevano narrazione, raccontavano, cioè Bowie inserisce un universo fantascientifico all'interno della musica. La sua novità scioccante per noi era che ascoltare Ziggy Stardust era come andare a vedere un film, cioè entravi in un universo in cui lui rappresentava una figura istrionica, androgina, estremamente ambigua, che faceva l'amore con lo spazio, in qualche modo erano degli anni rivoluzionari. Ma la cosa che a me interessa non è il come eravamo belli, è che questi qua sono i forgiatori della cultura pulp e pop di oggi, che non esisterebbe se non ci fossero stati loro e che è stata condizionata moltissimo, molto fortemente. Ci sono due grandi filoni della letteratura che io amo, la letteratura pulp che dalla metà dell'Ottocento sino a oggi continuano inintaccati, diciamo, che sono uno il noir e l'altro è il fantastico. Tutti gli altri generi hanno avuto delle eclissi e poi dei risvegli, non so, il racconto di guerra, il racconto western che adesso sta risorgendo, no? Oppure il racconto rosa, quelli sono altri generi che hanno avuto, diciamo, dei picchi e poi dei declini che sembrano sempre totali, ma poi dopo risorgono. Invece questi hanno continuato, e questo libro è un omaggio anche a partire dall'Uomo che ride, a partire dal feuilleton, quindi dal pulp francese, diciamo, sino alla cultura americana, passando per Chandler o per tutti gli scrittori di tutte le riviste di fantascienza degli anni 30 o le riviste di genere che adesso si chiamano noir, ma all'epoca si chiamava con varie tipologie, hard boil, eccetera, detective stories, sino a Vonnegut, Bartleby, che si nutriva di queste cose, John Barth, Ballard, Burroughs, cioè tutte queste cose, Philip K. Dick, è stato un grande esploratore dei meccanismi, quanto lo è stato Borges. E io sono venuto fuori, diciamo, in un momento nel quale c'erano degli intellettuali con cui ho avuto la fortuna di avere a che fare, da Oreste del Buono, insomma, a Beniamino Placido, oppure Gianni Celati. Non l'ho conosciuto Calvino, ma me ne parlava molto Celati, per esempio, oppure Umberto Eco, di cui vedevo le lezioni, o meglio, ascoltavo le lezioni, perché se arrivava 10 minuti in ritardo c'era praticamente l'amplificazione fuori dalle aule del DAMS per poterlo seguire, perché lui era Freddie Mercury praticamente, Umberto Eco. Però loro lavoravano sul fatto che non ci fosse differenza tra alto e basso, no? E che fossero aspetti, due lati della stessa medaglia. Poi dopo che ci sia un fine rosolare il linguaggio da parte
di Borges non toglie che le intuizioni sui grandi meccanismi, sugli spostamenti d'asse di Philip K. Dick siano fondamentali e che oggi ce ne nutriamo. Non ci sarebbero neanche molti scrittori, diciamo, con grande pedigree oggi senza Philip K. Dick. E non è, cioè, quando poi venne fuori Baudrillard, che cominciò a parlare della teoria del simulacro, eccetera, per noi non fu una sorpresa, ma fu semplicemente una conferma. Io mi ricordo, io, quel caghetto di Daniele Brolli, eravamo tutti all'università, no? Lavoravamo insieme, ci picchiavamo, c'era un modo così anche molto scontroso di... ma anche intellettualmente complice e competitivo, no? Però noi eravamo di quella famiglia lì, noi venivamo da quella cosa lì e per noi era ovvio che, cioè, non potevi dire, quando mi ricordo quando cominciammo a incontrare Mattotti o Pazienza, eccetera, gli facevamo il test per sapere se sapevano chi erano questi, perché non li cacavamo neanche se non sapevano chi erano. Cioè, mi ricordo che Mattotti chiamava Caluta Camuca e dicevo: ma sei un ignorante, te va bene Asterix perché non capisci un cazzo di cose americane. Non... però voglio dire, questa cosa ci ha fatto crescere, ci ha fatto anche misurare con una specie di grande serpente che all'epoca si chiamava controcultura e che era estremamente organizzato. Cioè, io sono un grande fan della dimensione di oggi, della rete, per esempio, che ci ha cambiato la vita, no? E oggi c'è una situazione gigantesca, c'è la possibilità di comunicare, se hai cose da dire, ovviamente, però c'è la possibilità di avere un audience, un uditorio, insomma. Però la differenza tra allora e oggi è che allora c'era un tessuto, adesso ci sono delle isole di senso. Allora c'era una penuria di informazioni, dovevi studiare per trovare, ma mi ricordo, insomma, una volta il Manifesto mi chiese di fare un'illustrazione su Pasternak. Io dicevo: ma che faccia ha Pasternak? Mica lo puoi disegnare come se fosse Dostoevskij ha un'altra faccia, è di un altro secolo anche, no? Ma proprio ha dei connotati completamente diversi, era molto più giovane Pasternak, anche quando è morto, insomma. E adesso tu cerchi Boris Pasternak, immagini, no? 547 posizioni, tu lo disegni così. All'epoca, io mi ricordo la disperazione, perché il Manifesto è un quotidiano, cioè loro lo volevano dopo 2 ore il disegno, e io mi inventai un Pasternak che, quando oggi l'ho rivisto, mi sono sentito male ancora, sono passati 30 anni, mi sento ancora male per come l'ho fatto, cioè non c'entra nulla, no? Allora, la rete offre un'occasione incredibile. Per esempio, nel fare questo libro c'è stata la fase che per me è quasi una rivelazione con la correttrice di bozze, che è un mostro, ma mi dava gli incubi. Io dicevo: ma lei come li legge i libri? Perché è una persona che nota che c'è una parola ripetuta dopo 10 righe, quindi ha una forma di memoria, cioè io pensavo a Luria, pensavo a Oliver Sacks, no? Cioè incubi neuronali, no? Perché come fai? Cioè, tu leggi questa cosa e questa attenzione, ma poi il fluire del libro ce l'hai? Cioè, ti arriva? Però questa cosa è stata bellissima, perché lei mi ha detto, cioè io descrivo una copertina con la quale io sono cresciuto, io ho imparato a cantare su Ziggy Stardust, lo conosco a memoria, potrei ridisegnare la copertina, no? E io descrivo la cosa, cioè David Bowie vestito con questa piccola tuta molto aderente, che so anche chi l'ha fatta, da dove hanno preso il tessuto, che era un tessuto degli anni 30, so tutto di questa cosa, e aveva il ginocchio piegato, la gamba piegata su un gradino. E lei, che si chiama Abate Russo, che è già il cognome meraviglioso secondo me, no? Lei mi dice: non era una griglia? Io prendo il vinile e dico: come cazzo fa a vedere che c'è una griglia qua? Non si vede completamente, perché poi in più è stata colorata dopo, no? La copertina è assolutamente finta, cioè con colori innaturali, in Technicolor. Ma la meraviglia della rete fa sì che io cerchi Ziggy Stardust photo session, immagini, e si vedono le immagini scartate
di quello che è stato l'immagine che mi ha fatto viaggiare nello spazio e nel tempo per decenni. Io improvvisamente, grazie a Valentina Batterusso, scopro le altre immagini e vedo com'era lui, che era stanco, che a un certo punto si poggia in una porta che è lì dietro, e vedo che c'ha ragione lei, cazzo, cioè è una griglia, non è un gradino. Cioè, dopo 40 anni io scopro che quella cosa lì era diversa. Questo è il miracolo di oggi. Cioè, oggi tu puoi leggere, cioè, sentivi parlare di Cracked Actor, che è un documentario fatto nel 1974 quando Bowie stava morendo praticamente, è scarnificato, mangiato dalla cocaina, ha un senso allucinatorio del reale, è iperparanoico, e lui viene filmato che racconta che cos'è il cut up di Burroughs, no? E oggi io cerco Cracked Actor e ho il modo di trovarlo in rete, cioè lo vedo. All'epoca tu sognavi di vederlo, vedevi un fotogramma e viaggiavi dentro quel fotogramma, entravi dentro quel fotogramma e si apriva un universo. Adesso l'universo, ti prego, si accomodi, tu entri, guardi tutti i fotogrammi scartati, senti le persone che hanno conosciuto, che hanno partecipato alla... Ed è un modo di rivivere un'altra volta quella dimensione, però in un multiverso, in una realtà parallela. E questo per me è meraviglioso. Però questo libro è una mappa, perché all'epoca noi con la controcultura ci facevamo la guerra seria al mainstream. Cioè, i Talking Heads, che escono con un disco che sembra un finto Easy Listening, nel 1977, prodotti da Brian Eno, tu li ascolti e dici, ma cos'è questa cosa? Una roba molto bizzarra, però che sembra super easy. Io mi ricordo che lo facevo ascoltare a dei miei amici che amavano il rhythm and blues, e si incazzavano questi. Mi dicevano, ma che cos'è? Ma sembra uno scherzo, perché era una musica sinuosa. Vi ricordo che usciamo dal punk, cioè nel 77 nasce e muore il punk fondamentalmente. In un anno i Sex Pistols sono passati alla storia della musica con un disco. E dopo i Sex Pistols, Johnny Rotten è uscito e ha detto basta, PIL, Public Image Limited, immagine pubblica limitata, perché Sid Vicious ci ha lasciato la pelle per incarnare questo che io cerco di raccontare, questa spinta fortissima all'autodistruzione, all'esplosione in mille brandelli, no? Però dentro tutto questo, in questa specie di vortice, i Talking Heads escono, sono sinuosi, arrivano a vendere 2 milioni di copie. Cioè quello diventa il nuovo pop, si sostituisce alle minchiate Easy Listening, diventa quello. Dick ci dice, no, noi adesso facciamo delle altre regole e queste regole sono le nostre. È come se il cubismo diventasse l'arte secondo la quale ci facciamo la foto nella carta d'identità, voglio dire. Cioè era incredibile, quella è stata l'ultima rivoluzione, dopo di questo è esploso tutto. Adesso ci sono delle meravigliose isole di senso, ma non c'è un'organizzazione. Lì all'epoca è quello che cerco di raccontare, la radio, il giornale del movimento, i locali pancreas, i locali che davano fiato a quella musica, un pazzo che lavora con John Cage, che apre una casa discografica con Celati, che è uno scrittore, si chiama Harpo's Bazaar. Voglio dire, una casa discografica che si chiama Harpo's Bazaar, ma io quando l'ho letto sono svenuto per l'emozione, cioè l'intelligenza che diventava alla portata di tutti. Sono andato, questi erano fuori di testa, c'era una barra per entrare, tu devi fare il contorsionista per non schiantarti contro la barra, no? Poi gli davi una cassetta che era una cassetta fuori di testa completamente, e loro ti chiamavano e ti dicevano facciamo il disco, e tu portavi le cose graficamente molto fuori dai canoni, e quella era un'isola che si era organizzata, in cui i Taxi Domun non ci credevano. I Taxi Domun arrivavano dall'America, suonavano a Bologna e dicevano no, ma noi stiamo qui, ritornavano. I Taxi Domun credo che abbiano suonato lì più dei musicisti bolognesi. E questa cosa poi diventava la cultura italiana, cioè il nuovo fumetto italiano è nato là. C'eravamo noi, c'era Pazienza,
c'era Scozzari, c'erano quei fuori di testa dei Gas Nevada, eccetera. Questa era una scena che però si era organizzata, e questa cosa voleva dire che c'era una continuità, cioè Celati, di cui eravamo allievi, io, Fricantoni, Palandri, Tondelli, Pazienza, cioè facevamo cose diverse, suonavamo, scrivevamo, disegnavamo, ma eravamo tutti lì a sentire lui che ci parlava dell'uso degli ambienti, delle ambientazioni di Barlow nella scrittura di Raymond Chandler, come veniva considerato lui dagli inglesi, come veniva considerato lui dagli americani. Cioè, poi è chiaro che vengono fuori delle cose che le persone, io me lo ricordo quando ci vedevamo la sera, io, Tondelli e Pazienza, i discorsi tra Tondelli e Pazienza, che loro avevano una visione simile. Poi quando mi chiesero a me di fare le scenografie di altri libertini per il teatro, dissi a Tondelli, ma sei fuori di testa, ma io te lo faccio ambientato sulla Luna. Lui disse, sì sì, fallo così. Ma però questo era possibile perché c'era un collegamento tra tutte le cose, e nessuno, il Raffaello Sanzio, la Società Raffaello Sanzio, veniva a parlare con noi e si diceva, ok, va bene, noi facemmo un festival a Ginevra, si chiamava Valvoline Blitzkrieg, la guerra lampo di Valvoline, no? Valvoline eravamo io, Mattotti, Carpentieri, una serie di autori che si muoveva come se fossimo un comitato d'avanguardia dei primi del Novecento, no? E loro dissero, chi è rappresentante della musica di Valvoline? Slava Trudeau, ok, ce l'avevamo in casa, c'erano delle scenografie con dei bulloni grandi, un metro e mezzo, io cantavo dietro un bullone praticamente, scenografie con i drappi rossi, sembrava un musical però con l'ambientazione armata rossa praticamente. E poi chi è il teatro per voi? Raffaello Sanzio. Arrivarono il Raffaello Sanzio, che fecero uno spettacolo completamente fuori di testa, con cinque parole in tutto, cioè era la storia di un popolo che si esprimeva con cinque parole, quindi un lavoro sul linguaggio, sull'ironia. Loro avevano una specie di mostro meccanico alto 4 metri e lo addestravano in diretta, tipo lo domavano, con queste cose, le formule magiche, cioè era una cosa che aveva a che fare con i druidi, con anche lì con questi pop americani fuori di testa, perché poi tutti noi... Però questa cosa, passando per la Linovi, era un unico gruppo, un unico grande gruppo, che si frequentava, si facevano i dischi, copertine di uno, copertine dell'altro, c'era proprio un attraversamento continuo. È per quello che ho messo la playlist, che ho messo i viaggi grafici, ci sono dei collage nel quale il racconto è senza le parole ma solo con le immagini, e questa sovrapposizione è un pochino il racconto di quell'epoca in cui era possibile la Cryptic Corporation, che era i Residents, cioè i Residents, un gruppo musicale di cui non si sapeva il nome dei componenti, è rimasto misterioso per 40 anni praticamente. Questi suonavano mascherati con un occhio al posto della testa e si muovevano con i frac come se fosse un musical, no? Io mi ricordo, cioè voglio dire, i video dei Residents sono al MoMA, sono al Museo d'Arte Moderna di New York, cioè erano, come dice Broly, mitopoiesi pura, cioè erano costruzioni di mondi, tu viaggiavi nei mondi, allora come fai a dire che i Residents non scrivono dei romanzi? I Residents sono dei romanzieri, no? Come fai a dire che, non so, Vonnegut non è un autore di fumetti? La Colazione dei Campioni è uno dei più bei fumetti che ho mai letto in vita mia, cioè non, lo specifico non ha senso. Bruno Schulz è un bravo pittore o un bravo scrittore? Non lo so. Io trovo demente provare a scindere le due cose, o così come, non so, ce ne sono tantissimi di artisti che lavorano a cavallo, no? di queste cose. Ce n'è uno che sicuramente... Blake, no? Non so, Blake cosa dici? O Buzzati. Io quando sento quelli che considerano Buzzati uno scrittore, basta... ho pietà di loro, mi fanno pena, non capiscono un cazzo, perché l'immaginario di Buzzati da un punto di vista visivo è una roba di una portata, ancora ci stiamo facendo i conti. Oggi lui è uno che ha mischiato Max Ernst con la pop art
in una chiave completamente italiana, è meraviglioso. C'è un capitolo del libro a proposito di questo, molto vasto, in cui Igor ti racconta un momento preciso della sua vita, al dicembre del 75, in un'edicola, che è un'edicola importante, fondamentale, mi fa venire in mente perché parli proprio di miti e proprio di persone indefinibili da questo punto di vista, e tu dedichi ampio spazio all'interno del romanzo a questo momento di formazione fondamentale. Quello lì è stato forse la partenza per dire ok, questo qui è il momento di staccare la spina con le mie radici proprio, e partire e andare, e questa è la mia strada. Ovviamente poi racconta tu l'episodio perché lo racconti meglio di me. Ma è l'incontro, cioè il 75, credo avessi 18 anni neanche compiuti, e quindi l'arrivo di una specie di divinità che poi io ho frequentato un pochino, l'ho visto disegnare anche dal vivo, che è Moebius. C'era questa estasi del bianco che arrivava, che era una cosa inaudita, cioè non si era mai visto un lavoro che facesse cantare il bianco con questa perfezione, purezza, lievità. Ecco, questa cosa non era mai arrivata. Io quando l'ho visto sono veramente sbiancato, cioè credo ho un buco e non so che cosa è successo dopo che l'ho visto, e poi mi ricordo di me che lo sfogliavo e lì appunto si era aperto. Ma questa è una cosa più complessa, nel senso che Moebius, io ho visto due volte Dio tra i disegnatori. Uno era lui, e l'ho visto disegnare, e disegnava in una maniera, lui non c'era quando disegnava, era la mano che faceva il disegno. E voglio dire, io credo di essere bravino a disegnare, e conosco dei grandi virtuosi, ma non è la stessa cosa. Moebius era speciale. Glielo dovevo un po' perché io poi l'ho frequentato quasi con sufficienza. Molte volte l'ho visto e non l'ho, cioè ci ho pranzato a fianco e non ci siamo parlati molto, mentre invece lui a posteriori, dopo che l'ho anche attaccato, ho detto: ma insomma, ma qual è il capolavoro che hai fatto tu? Qual è l'opera fondamentale che ci lasci? No? E non avevo capito un cazzo, cioè me ne sono accorto dopo che l'opera fondamentale che lui ci lascia è il suo atteggiamento, il suo tocco, il suo modo di affrontare questo cosmo nel quale lui faceva combaciare, e questo fu evidente da subito, il surrealismo con la fantascienza, che erano due mondi che non si potevano toccare perché avevano la stessa fragilità, lo stesso basculamento del reale sul tempo, sulla percezione. E lui arriva e dice: no, ma è semplice, come appunto l'anello di Moebius, no? È semplice, è la realtà che ritorna su di sé, e questo è il mondo, è così che tu lo devi disegnare. Cioè Moebius era un signore che aveva attraversato il deserto, aveva nel deserto, che è il simbolo degli esistenzialisti, cioè però lui nel deserto si era perso, era andato alla ricerca di una figura paterna, c'era una specie di anche ricerca molto personale in qualche modo. Allucinatoria, sembrava un po' al paese di Tarahumara, no? E poi improvvisamente lo mettono a disegnare cavalli, cowboy, e lui si applica, un mostro di portata secolare, cioè voglio dire, lui vedi le cose che fa, sono delle cose, non si era mai visto un western così. No, io vedo da dove lui lo tira fuori, perché sono un disegnatore, ci vedo, e allora vedo, lui parte da Giger, un disegnatore che viene prima di lui, poi comincia col pennino, Giger lavora col pennello molto, lui comincia col pennino, comincia a scavare e vengono fuori queste cose. A un certo punto il suo cowboy diventa con le sembianze di Jean-Paul Belmondo, eccetera, e poi lo sforma ancora di più e diventa, tu vedi questi paesaggi che sono abbacinanti. Poi l'atto di coraggio totale, lui è una celebrità,
ma è un iconoclasta e dice va bene, non me ne frega niente, prende e disegna la fantascienza. Ora, la fantascienza che cos'era sino allora? Era una proiezione nel futuro. Negli anni 70 cominciano a interrogarsi, no? Ci sono delle persone che hanno una grande complessità, e per me infatti do molto spazio a che cos'era la fantascienza all'epoca, perché fu epocale come tipo di trasporto. La fantascienza era un'antilingua, era un linguaggio che poteva permettere di affrontare ipotesi di sviluppo di tipo filosofico, e quindi Tarkovsky, Kubrick, cioè ci sono dei grandi cineasti e anche dei grandi scrittori che si misurano con questa dimensione. Arriva Möbius e Möbius mette in contatto delle scintille di cose che sono improvvisamente, che deflagrano e creano nuovo senso, e lui lo fa non raccontando il mondo futuro, scintillante, nuovo, eccetera. Mi ricordo che noi dicevamo bisogna raccontare le astronavi bruciate dal sole, no? Cioè questa idea della fatica, della consunzione, del tempo, in una proiezione futuribile però, no? Arriva Möbius e Möbius prende le ruvidità del West e le porta nella fantascienza. Non si era mai visto questo. Solo che lui, siccome è Dio, disegna in punta di piedi, no? Prende e fa fluire e vengono fuori questi... Insomma, sono cose di una portata che non c'è mai più arrivato nessuno. Non sono delle cose disegnate bene o delle visioni particolarmente lucide. Sono delle cose totalmente rivoluzionarie. E quella cosa, nella sua perfezione e imperfezione, nella sua dimensione, nella sua dinamica, sono le cose che praticamente rimangono tutt'oggi misteriose. Quando c'è un mistero in un lavoro, allora comincia a interessarmi veramente. Io credo che il mistero, per dirla con Pascal, sia un po' la chiave del nostro mondo. E quando uno scrittore riesce a contenere un mistero, Möbius diceva, l'artista è colui che è capace di creare un segreto, no? Ispirandosi a Marcel Duchamp, che lavorava sull'idea del segreto. Ecco, quando c'è questa cosa, allora c'è la cosa più elevata o una delle cose più elevate che nel racconto possa esserci. Scusa, ne approfitto perché hai detto, ho visto due volte Dio, una è Möbius, l'altra? L'altro è Alberto Breccia. Alberto Breccia era un narratore attraverso le immagini, uno scultore delle forme, e utilizzava qualunque cosa. Mi ricordo che quando avevo 15 anni lessi un'introduzione di Beppi Zancan che diceva questo qua usa le guarnizioni della bicicletta. Io andai a smontare la mia bicicletta e dico quale cazzo sono le guarnizioni che usa Breccia, e quando lo incontrai glielo chiesi. E lui dice, no, ma è semplice, Igor, perché poi lui è come tutti i mostri. Ti racconto una cosa che accadde. Alla redazione di Linus, noi eravamo, prima io e Carpinteri, credevamo di essere più o meno come Cimabue e Giotto, no? Ma io mi ricordo le lettere tra me e Carpinteri, ma è venuto fuori un altro che sa fare delle cose, Pazienza, eccetera, e Pentotal, no? Che è una delle cose più belle che ha mai fatto Pazienza in vita sua, secondo me. Poi mi ricordo, eravamo a Lucca nel 78, arriva Carpinteri e mi dice, ce n'è un altro, vieni, Mattotti, no? Ma io li testavo, per me appunto, voglio vedere se è veramente, c'era, noi avevamo un complesso di superiorità, diciamo. Allora presi un manifesto grande, 100x70, lo girai, lo diedi a Mattotti e gli dissi, fammi un disegno. Mattotti era già un mostro, quindi fece un disegno così e disse, ok, siamo amici. Dopo due anni nacque Valvoline, più o meno, insomma. Però quel genere di coso, quando arrivava uno come Breccia è uno che si inventava una categoria, cioè lui non è che giocava in un campo da calcio, lui si inventava una categoria che era la rappresentazione.
E la rappresentazione per Breccia si faceva con ritagli, timbri, usava delle stoffe, degli asciugamani, infatti io ho distrutto il corredo di mia madre, credo, in quell'epoca, perché ritagliavo tutto per fare dei timbri con l'inchiostro, fare le nuvole, l'astrattismo, eccetera. Ma una volta, quando già credevamo di essere, eravamo quelli di Valvoline, quindi eravamo molto arroganti, avevamo un codice etico, noi non parlavamo mai male degli altri disegnatori con gli editori, perché gli levavi il lavoro. Però tra di noi, ma quello fa cagare, ma quello, ma come fanno a pubblicare un cesso del genere? Eravamo tremendi, no? Era una specie di setta Valvoline. E, però ci vedevamo, quando arrivai in redazione a un certo punto stavano tirando fuori delle tavole, ne presi in mano una e c'era una tavola di Breccia, in cui Breccia aveva fatto un uccello che volava ed era... L'aveva fatto tagliando con le dita, così, un pezzo di carta. C'era questo uccello che prendeva il volo in tre vignette, in una sequenza. Io l'ho visto e sono svenuto. Dietro c'era Mattotti che mi ha raccolto, ha fatto, ma che cazzo fai? Cioè, io sono proprio caduto. E quando poi l'ho incontrato, Breccia, che noi eravamo molto famosi e lui era in calo, cioè non lo consideravano molto, e che io ho detto che quello là era uno dei più grandi disegnatori che avessero mai pubblicato un disegno in tutta la storia dell'umanità, perché faceva queste cose, e ho raccontato, lui rideva a lacrime quando gli ho detto che ho smontato tutta la bicicletta, le mie tavole puzzavano d'olio d'oliva per colpa sua, perché avevo letto che usava anche l'olio per impermeabilizzare, eccetera. Poi gli ho detto, come facevo con Mattotti, me lo fai un disegno, anche se lo sapevo che lui era Dio, no? E lui mi ha fatto un disegno in 5 secondi e mezzo, ancora ce l'ho, è perfetto, ma la cosa, lui mi diceva, ma devi inchiostrare con la lametta da barba, la lametta da barba, cioè manco usava il pennino, questo si inventava pure le tecniche, ma è facile, Igor, è facile, provate a inchiostrare con una lametta da barba per vedere se è così facile. Cioè, allora lì entri in un campionato in cui questo parlava con i grandi, parlava con, diciamo, si misurava con regole che lui stesso definiva e in cui non era possibile andargli dietro. Io ogni tanto, lui mi abbracciava, mi voleva molto bene, mi abbracciava e gli dicevo, sai, ce n'è un altro che ci prova, ci sono disegnatori americani che provavano a fare queste cose, no? Però quella, diciamo, è una dimensione in cui il racconto avviene con questa grande complessità, con questo approccio visivo. La cosa che a me scioccava, e per cui sono diventato poi amico di Daniele Luttazio, di Daniele Brolli, eccetera, erano questi narratori che venivano anche spesso dal B, no? Vonnegut, per esempio, lui era, adesso poi lo celebra, uno dei più grandi scrittori americani, eccetera, ma pubblicato per le riviste da camionisti, spesso mettevano i suoi racconti come riempitivi tra una sequenza porno e un'altra, oppure riviste di fantascienza. Ecco, a me quello che interessa sono questo genere di monaci, cioè gente che tiene il punto, no? Come Celati, quando Celati pubblica con Calvino, lui diventa uno dei più grandi scrittori di quella generazione, fondamentalmente, in cui non si pubblicava niente, ma ve lo ricordate? Cioè, all'epoca c'erano De Carlo, Tondelli, fine. Poi Pier Santi ci provava, non sempre ce la faceva, ma non c'erano altri giovani. Adesso sembra il paradiso terrestre rispetto a allora, no? E questi qua, no? Celati a un certo punto prende e si reinventa completamente. Lui smette con lo slapstick, fa il narratore delle pianure, cioè va, cammina, raccoglie storie. E poi, io lo so perché gli ho rotto le palle, noi abbiamo anche inventato un lavoro insieme con Celati, insomma c'è il detective molto fuori di testa che ha scritto lui per me, no? Ma cioè, lui, Gianni, c'ha una scatola così, c'ha una cassa così di taccuini per arrivare al narratore delle pianure, pieni di cose scritte che lui ha buttato per arrivare a quei 4-5 raccontini. Quelli mi interessano, cioè quelli che lavorano con il setaccio, che puliscono, che vanno a cazzo loro, cioè
come Tom Waits, Celati per me è come Tom Waits. Io quando facevo il disco degli Slava Trudu, questi qua che venivano dalla, dovevate vedere le interviste che facevamo in, dovevamo fare le interviste come Fugiaschi. Io avevo studiato come era tutto il sistema del rock in Russia, come eravamo scappati, no? Che i giornalisti tedeschi, americani, eccetera, volevano sapere come avevamo fatto, che l'hanno mandato anche Gorbaciov il disco nostro, come Fugiaschi russi. No? E quando facevamo questo disco, io leggevo Celati perché mi faceva star bene. E era una sua dimensione aurea mentale, e quella è la cosa che io ricerco, cioè andare da una parte. Celati dice, lo chiama, è quella cosa lì, noi dice come Rolling Stones, sono quella cosa lì, cioè non, è molto connotata, molto precisa, no? E essere quella cosa lì, però filtrando tutte le cose che ti interessano, che ti attraversano, eccetera, è la cosa più difficile. Ed è, io trovo, la cosa che succede un po' meno oggi. Cioè, oggi c'è molto più conformismo nella letteratura, nel raccontarsi in genere, anche nel cinema. A parte i cineasti italiani, che per il 90% sono non vedenti. Cioè, dico, abbiamo il 64% della cultura artistica, del patrimonio europeo in Italia, o mondiale in Italia, e questi fanno i film bluastri. Ma dico, ma dove cazzo è la cultura visiva? Ma dove, ridatemi Pasolini, che era uno scrittore, ma ci vedeva benissimo, perché quando lui fa la deposizione nella ricotta, cioè, quella è una strutturazione visiva ed è un'idea che tiene conto della cultura visiva. Cioè, questa cosa che sta succedendo oggi è che si lavora per compiacere in qualche modo, no? Sembra che uscire dal recinto sia un problema, e questo secondo me da un punto di vista intellettuale è una cazzata, perché i più grandi geni vengono proprio perché sono usciti dal recinto, non perché sono rimasti nel recinto. E questa è una regola banale di marketing. Tu hai mai visto delle grandi imitazioni della Coca-Cola prendere piede? Voglio dire, uno legge, beve Coca-Cola o coso, o Pepsi-Cola, fine, no? Non la Royal Cola, chi se la ricorda più? Cioè, voglio dire, cioè la Campa-Cola, mi dicono in India, però quelli sono indiani, loro bevono Campa-Cola e non Coca-Cola. Cioè, il punto è che, secondo me, cioè, il fatto di scavarsi porta in qualche modo a trovare misticamente, diciamo, la propria forma. E in questo c'è qualcosa di pulito, di vero. A me fa un po' incazzare la scrittura come scritturetta di servizio, la furbatina, questa cosa della scrittura bianca. Ci sono molti miei amici che scrivono con la cosiddetta scrittura bianca, cioè una scrittura che sarebbe derivativa di quella di Simenon, solo che lui lo faceva perché sapeva scrivere in quel modo, e invece non tutti ci riescono, priva di grandi, non si usa Aurora, no? Proibito, l'Aurora, no, si usa Alba, che poi non è la stessa cosa, l'Aurora non è l'Alba, però ci sono dei termini più facili da tradurre per i traduttori, e questa scrittura bianca, una specie di trenino che permette di essere tradotti all'estero. A me questo mi sembra terribile, ma un po' triste, no? Cioè, voglio dire, dov'è la nostra lingua? Ridatemi, non so, o voglio quei cazzoni come Eugenides o Gary Steingart, oppure voglio Gadda, voglio Pasolini, cioè voglio persone che ci lavorano con il linguaggio, con l'attrezzo, che lo usano. Ci sono, ho visto delle cose, ho letto delle cose di questa Durastante, per esempio, lei è brava, lavora sulla lingua, però voglio dire, è una strana, no? Perché lavora sulla lingua, è un po' strana. Per me anche nel tuo libro comunque c'è un lavoro di questo tipo, c'è una ricerca. A me interessa lavorare sulla lingua, e quando, cioè, se uso la lingua mi interessa lavorarci se possibile, e anche divertirmici. Per me scrivere è molto divertente, ma è anche molto, cioè,
è un'esperienza che mette in moto dei meccanismi particolari, anche di lunghezza d'onda. Ecco. Questa cosa è una cosa utile, secondo me, perché scrivere ha una velocità diversa rispetto a disegnare. Disegnare chiede una quantità di tempo incredibile e quindi, questa è una cosa che ho imparato dopo molti anni, ci sono delle idee che invecchiano, che ammuffiscono. Le idee bisogna coglierle quando sono in una loro una fase di... Sì, prima che sfioriscano, perché sennò ritornare molte volte sulla stessa idea significa... è un atto di finzione, fonico. Lo diceva Alfieri. Esatto. Sì, allora, siamo giusti. Vabbè, chiudiamo su Alfieri, mi sembra anche corretto. Io ho finito, nel senso che My Generation è un libro da leggere, perché non volevamo presentare un libro in cui vi raccontavamo quello che avete appena visto. Nel senso che Igor è un, come hanno definito, uno stile, il suo stile è esattamente come lui presenta le cose, è torrenziale ed è un'esperienza da vivere, quindi il mio consiglio è quello di, se uno vuole leggere questo libro, è quello di approcciare il libro come una volontà di un'immersione da cui non si sa poi come si esce fuori, e soprattutto la differenza, ma questa è banale, rispetto alle cose che ha fatto in precedenza, secondo me è che bisogna mettersi nell'idea di lasciarsi travolgere dall'evocazione. La differenza poi per cui secondo me questo è un romanzo e non poteva essere altro che un romanzo è perché quello che credo che Igor volesse fare era quello di poter coinvolgere il lettore come ha cercato di fare oggi in quello che è stato quel sogno che ha attraversato tutta la sua vita. Io vi lascerò la parola se avete domande, se volete fare delle dediche, ovviamente Igor è a disposizione. Vi ringrazio e vi rimando alle 9, però nell'altra sala, che è la sala del munizioniere, con Antonio Manzini e Orfani Bianchi, e ne approfitto per ringraziare Igor di questa esperienza. Grazie. Lui vuole fare una domanda, penso. Certo, se no sarei una mummia vivente, ma ci sono moltissimi gruppi, non so, gli Hills, Timber Tumber, cioè ce ne sono 2 milioni, Arcade Fire. L'atteggiamento è diverso. All'epoca i Divo, mi piace molto Marti che è qua anche stasera, io sono un fan, l'ho conosciuto perché ero un fan della sua musica, un talento di qui. Ma io sono cresciuto con dei musicisti che erano dei grandi inventori di mondi. I Divo, mi ricordo che quando vidi i Divo la prima volta, io non sapevo che cosa stavo vedendo. O quando vidi i Residents inventarono un disco che aveva il vinile bianco, si chiamava Eskimo. Era un finto documentario sugli eschimesi, sulla musica degli eschimesi, chiaramente completamente inventato. Loro inventarono anche degli strumenti e mi ricordo che dentro noi ascoltavamo, a un certo punto dice Coca-Cola is wake, Coca-Cola is wake, cioè, ma ha detto Coca-Cola perché facevano finta di cantare in eschimese. Fecero dei video completamente fuori di testa. Adesso questa volontà così ferocemente narrativa e mitopoietica è sfumata. Adesso, per esempio, Everett, il cantante degli Hills, lui è una persona che sta male, il suo dolore è molto forte, molto evidente,
è più vicino, diciamo, a Nick Drake o Bob Dylan di quanto potesse essere la musica dei Devo. Cioè, per dire, gli Stupid Set fecero una canzone e la fecero a 45 giri e a 33, e la copertina era la stessa immagine schiacciata, cioè una specie di uomo con gli occhiali stile anni 50, però schiacciata e distesa. Cioè la copertina raccontava quello che faceva la musica. Queste cose erano, chiaramente noi urlavamo per la felicità quando vedevamo questo genio così intellettuale, ironico allo stesso tempo. Adesso è una dimensione diversa, un po' più drammatica, un po' più anni 70 che anni 80, però va benissimo, cioè, voglio dire, anche Lou Reed non era un allegrone, no? Anything else? Altre domande? Niente? Boh. Ok, allora ufficialmente ci vediamo alle 9, ringraziamo Igort e se volete è qua per far firmare qualsiasi cosa abbiate di suo.